per affermare la sua conquistata normalità. E a noi fa molto piacere presentare Giorgia e la mamma Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Cristina, oh. Tranquilla, tranquilla. Non succede niente. La figlia è tranquilla, per cui. Allora, Cristina, partiamo da lei. Giorgia non era ancora nata quando le dissero che... aveva questa patologia cardiaca e mi hanno consigliato di abortire al 7° mese di gravidanza. Non è stata una decisione semplice, perché in un attimo mi è crollato tutto addosso. Certo. Cioè, a 27 anni ti senti dire una cosa così, non è bello. Però in un secondo ho risposto, la mia bimba nasce. Perché dopo 7 mesi non puoi rinunciare. Oh, le lacrime semmai alla fine, dopo. Perché sennò... Cioè, dopo. Dai, e su. Niente, ho deciso di andare avanti con la gravidanza. Lei è nata 1 mese prima. E al primo intervento aveva il 10% di probabilità. C'ero qui. Allora, Giorgia, subito in salita, perché un intervento chirurgico di cui tu non hai memoria. No. Infatti il primo intervento che ho fatto avevo 3 giorni. E, purtroppo ho fatto poi 45 giorni di terapia intensiva in cui mia mamma, per esempio, non poteva neanche prendermi in braccio. Quindi penso sia stato difficile per entrambi. E poi il secondo intervento l'ho fatto subito a 3 mesi e mezzo. Quindi. Questo mi ha permesso di superare il primo periodo di vita e poi mi era stato dato fino ai 2 anni. E a 1 anno e mezzo ho fatto l'ultimo intervento e sono ancora qui. Posso dire una cosa? Di solito quando ci si avvicina a certe operazioni, il personale medico... A volte siamo avari di complimenti, ma pensate quei medici, eri piccola così, pensate quanto sono stati bravi. Io facciamogli un applauso, perché poi... non è stato l'ultimo intervento, perché poi strada facendo avresti dovuto ancora avere a che fare con loro, segni sul corpo e vai all'asilo. Sì, all'asilo. I bambini sono un po' cattivi, da piccoli, perché a loro insaputa... No, è vero, perché purtroppo non si hanno filtri, no? E crescendo si imparano queste cose. Però quando sono arrivata alle elementari non è stato semplicissimo, perché io non mi sono mai vista o sentita diversa. Per me le cicatrici erano parte di chi ero. Certo. Finché poi alle elementari mi è stato iniziato a far notare la mia diversità, perché avevo i miei compagni di classe, tra cui spesso anche i miei amici che mi prendevano in giro, mi dicevano regina delle cicatrici, mostro, cuore finto, oppure al mare avevo genitori che portavano via i bambini perché avevano paura che io potessi attaccarli qualcosa, o mi dicevano che facevo schifo e se potevo allontanarmi. Quindi diciamo che non è stato molto semplice e ho iniziato a vergognarmi molto delle mie cicatrici e ho iniziato un po' a nasconderle. 11 anni, un altro intervento. In ospedale conosci un bambino e? Sono me, Leonardo. All'inizio lui aveva le mani blu, perché anche lui soffriva di una malattia cardiaca, e mi sono comportata un po' come i miei compagni di classe, no? Mi faceva un po' impressione, non volevo che toccasse le mie cose, però lui non si è lasciato affliggere. Hai applicato a tua insaputa la legge della rivalsa di Joyce, te la sei rifatta col più esatto. Brava! Esatto, però lui non ha demorso e ha continuato a provarci finché non siamo diventati amici. E lui è stata la prima persona che mi ha fatto sentire bella, vista, eravamo uguali, le sue cicatrici erano simili alle mie, se non peggio, e quindi per la prima volta mi sono sentita capita. Oh, poi un'altra operazione che non è andata bene, hanno dovuto rimetterci le mani. Che è rimasto di quei momenti a livello di ricordi? Quella è l'intervento che mi ricordo di più, e c'è un episodio che mi è rimasto proprio particolarmente... impresso, che quando io sono uscita dalla sala operatoria sono stata portata in terapia intensiva, e in questa terapia intensiva avevo visto questo ragazzino che aveva più o meno la mia età ed era nel letto di fronte a me, e lui è stata la prima cosa che ho visto quando mi sono svegliata, no? Quindi mi sorrideva, mi ha fatto sentire un po' a mio agio, e poi purtroppo di notte sono suonate le allarmi, lui è stato portato d'urgenza in terapia intensiva. La mattina dopo io mi sono risvegliata ed ero dove c'era il suo letto, no? Quindi ero convinta che mi avessero spostato perché lui era sopravvissuto all'intervento. Invece
Questa infermiera viene, le chiedo come stava e mi risponde che era morto. Quanti anni avevi? Io avevo 11 anni. Pensate, a 11 anni, quando uno ha la testa piena di Winx, cartoni animati, esatto. Ti danno subito queste notizie. Però non hai mollato. E certo, non è stato facile, perché poi per un bel po' di tempo niente scuola. Sì, diciamo che è stato difficile riprendere scuola perché l'intervento e il ricovero in ospedale è stato abbastanza lungo. E poi io ho cercato di non saltare i giorni perché volevo essere con i miei compagni di classe, solo che ero anemica, avevo avuto un sacco di problemi durante il secondo intervento, quindi proprio fisicamente facevo fatica a stare in classe. E diciamo che anche questo poi ha portato a alcuni casi di bullismo anche alle medie, quindi è stato un po' un periodo difficile per... Diciamo che la tempra non ti manca, eh? No, quello no. Oh, e anche grazie a Leo poi hai imparato ad accettare le tue cicatrici e a mostrarle come un elemento di bellezza. Sei tu, punto. E in questi momenti, oltre a Leo, all'amore dei genitori, che sguardo dolce che ha Cristina. Eh? Grazie. Anche la musica ha aiutato. Che musica? Sì, cioè, la musica è sempre stata parte della mia vita, letteralmente. Infatti c'è questo episodio divertente dove mia mamma, poverina, si è fatta 14 ore di travaglio quando io stavo per nascere. E le infermiere disperate non sapevano più cosa fare e quindi come ultimo tentativo hanno messo questa canzone celtica di 6 minuti e mezzo che non ho mai più risentito nella mia vita. Chi è Enya? Non ne ho idea. Probabilmente era Enya, esatto. Ma in quel momento non ero molto lucida. Cioè, ci aveva altro a cui pensare. Altro, certo, esatto. Vabbè. E poi nel momento in cui... Come hanno acceso la musica, lei è nata. Quindi per me è sempre stato un po' il mio mantra. Sarà stata Waterfall di Enya. Giorgia, sei presidente di un'associazione che si chiama proprio Musica del Cuore. Racconta. Sì, grazie a Leo, perché alla fine mi ha insegnato a non demordere mai. Mi ha sempre detto che, c'è stato detto per tanto tempo, che per noi tante cose erano impossibili da ottenere. Quindi l'associazione è proprio nata per portare un po' avanti quello che lui mi ha insegnato. Vorrei aiutare i bambini cardiopatici, creando proprio una comunità, ad accettare un po' se stessi, soprattutto nel post-operazione. Perché finché siamo in ospedale siamo tutti uguali, poi quando ci si affaccia alla realtà diventa difficile affrontarla quando si ha magari una malattia. E dall'altra, tramite proprio i social e le scuole, cerco di combattere il bullismo normalizzando le cicatrici a livello sociale, ecco. E poi la lotta contro i pregiudizi rispetto alle persone malate. Esatto, anche perché spesso quando si è cardiopatici ci sono, da un punto di vista burocratico, delle limitazioni che spesso non hanno molto senso perché... Tipo? Spesso i medici che devi prendere la patente o devi andare a fare sport non agonistico, perché ovviamente spesso noi non possiamo farlo, diventa proprio complicato perché c'è questa mancanza di conoscenza delle diversità delle cardiopatie, perché spesso quando uno è cardiopatico viene categorizzato come cardiopatico e basta, però ognuno ha una malattia e quindi delle capacità differenti che spesso non vengono proprio prese in considerazione da cose che ti vanno a complicare poi appunto solo il prendere la patente. Che vuoi fare da grande? Secondo me avvocato è proprio bella battagliera. Faccio attivismo, io sono un'attrice e una cantante, quindi mi piace proprio utilizzare la mia arte tramite proprio anche l'associazione per promuovere, fare attivismo, normalizzare le storie. Però come avvocato i diritti civili... Potrebbe avere una carriera. Ha qualche chance, insomma. Non le manca l'energia e la voglia di combattere. Leo che fine ha fatto? Ecco, Leo purtroppo è venuto a mancare quando aveva 15 anni. Il suo sogno era quello di giocare a calcio. E quella sera... aveva vinto il campionato della sua squadra locale e con i suoi genitori sono andati a festeggiare. Poi purtroppo, mentre stavano festeggiando, lui è svenuto e non si è più svegliato. Quindi l'associazione è proprio stata creata anche in suo onore. Io non so cosa stiate pensando da casa, però... Quanti anni hai? 27. 27. Ci sono tanti ragazzi che a 27 anni non sanno che fare, dove andare... Si annoiano, si lamentano, si bruciano il cervello e i neuroni col telefonino e i social. E poi ci sono queste persone che hanno avuto niente dalla vita, tutto quanto in salita e guardate che roba. Giorgia, dall'alto dei tuoi 27 anni
ci hai dato una lezione di vita e io spero che questa lezione venga recepita. Grazie, è grazie stato davvero un privilegio averti incontrato e sei fortunata ad avere una mamma come la tua che ti ha voluto contro tutte le possibilità. Perché, vero, lo so, è una frase da Bacio Perugina, l'amore vince. È vero, vero. Grazie.